Un saluto agli amici di Mythical Snake. Sì, avete visto bene, tra le mie mani tengo ancora il mio Nexus 5X. Per chi mi ha seguito nel video precedente è a conoscenza del fatto che io abbia avviato la fase di modding su di questo dispositivo. Ma per chi non ha visto quel video, qua nelle schede e qua nella descrizione vi lascio il link per poterlo guardare. Ritornando a noi, ho deciso di fare modding con questo dispositivo per il semplice fatto che mamma Google ha deciso di non rilasciare più aggiornamenti per quanto riguarda Nexus 5X e per quanto riguarda Nexus 6P. Durante la fase di modding ho scelto accuratamente la ROM da installare. Credetemi, la ROM che ho installato, beh, ha migliorato nettamente le prestazioni, la stabilità, la fluidità e soprattutto è riuscita anche a migliorare le prestazioni per quanto riguarda la batteria. E sono riuscito anche a recuperare alcune applicazioni di sistema e funzionalità, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, rinfrescata di memoria, partiamo subito da quella che è la ROM che ho installato. Quindi, come detto all'inizio di questo video, ho provato alcune ROM e quella che mi ha convinto di più è stata sicuramente la Lineage S15.1, ovvero l'ex CyanogenMod, basato su Android 8.1 Oreo, che rilascia aggiornamenti circa ogni settimana. Grazie a questa ROM sono riuscito a recuperare anche alcune delle applicazioni di sistema che prima non avevo nella ROM stock di Google. Una delle prime è la galleria, che mi consente di interagire direttamente dalla memoria del dispositivo andando a cancellare foto e video. Un'altra delle applicazioni di sistema che ho recuperato è il registratore vocale, molto importante per quanto riguarda l'audio di questi video. E un'altra delle applicazioni è integrata nella medesima, ovvero la cattura del display, che è in grado di catturare tutto ciò che avviene sul display in formato video. Un'altra delle applicazioni che ho recuperato con questa ROM è stata sicuramente l'applicazione fotocamera, che rispetto alla Google Camera abbiamo a disposizione molte più funzioni e molte più personalizzazioni per quanto riguarda il menu. Partendo dalle modalità, abbiamo a disposizione la modalità fotografica, la modalità video, la modalità panoramica e una quarta modalità che consente di eseguire la scansione del QR code riconoscendo il contenuto al suo interno. Per quanto riguarda le impostazioni di questa fotocamera, abbiamo un menu molto esteso e ci consente di personalizzare singolarmente sia la modalità foto e sia la modalità video. Per quanto riguarda le funzionalità, beh, sono riuscito a recuperare alcune funzionalità che erano presenti anche sulla ROM stock di Google tramite il sensore delle impronte. Il sensore delle impronte, devo dire che a mio avviso è un filino più veloce rispetto alla ROM stock, quindi funziona molto bene ed ho recuperato quelle che erano le funzioni, ovvero con uno slide verso il basso apriamo la tendina delle notifiche, un doppio slide verso il basso apriamo i quick settings e uno slide verso l'alto chiudiamo l'intero menu. Altre funzionalità che sono riuscita a recuperare stanno nel pulsante d'accensione, che il pulsante d'accensione, oltre che a far spegnere e accendere il dispositivo, ci consente di avere a disposizione varie funzionalità. Oltre alla voce spegnere e via, abbiamo a disposizione la voce cattura schermata, modalità aereo e addirittura bloccare il dispositivo. Ma abbiamo un ulteriore sottomenu per quanto riguarda il pulsante riavvia, che non solo consente di farci riavviare il dispositivo, ma possiamo addirittura riavviare, ricoveri e riavviare in bootloader. Sempre per quanto riguarda il pulsante d'accensione, possiamo richiamare anche la fotocamera da qualsiasi schermata con una doppia pressione. Rimanendo sempre sul pulsante d'accensione, abbiamo a disposizione un'altra funzionalità molto utile di cui prima non era presente nella ROM stock di Google. Con una lunga pressione consente di accendere o di spegnere il flash e di utilizzarlo come torcia, funzione a me molto utile in molti casi. Un'altra delle funzionalità sta proprio sulla barra di stato, che consente di bloccare il dispositivo da qualsiasi schermata e dalla schermata di blocco con un doppio tap. Credetemi, una funzionalità, beh, io a dire il vero la uso poco, però credetemi è davvero molto comoda. Un'altra funzionalità che sono riuscito a recuperare grazie alla Lineage S 15.1 è la modalità caffeina, ovvero consente di rimanere attivo il dispositivo senza che vada in blocco automatico e possiamo impostare un timer minimo di 5 minuti fino a un massimo di 30 minuti. Volendo possiamo impostare anche un timer illimitato nel caso il dispositivo ci serva attivo per più di 30 minuti, ma questa funzionalità smette di funzionare non appena noi andremo a bloccare il dispositivo manualmente.
Come ho detto all'inizio di questo video, la Lineage S 15.1 è andata a migliorare nettamente le prestazioni, fluidità, stabilità di sistema e soprattutto ha fatto un miracolo per quanto riguarda la durata della batteria. Ragazzi, credetemi, non credevo di avere risultati così eclatanti. Rispetto alla ROM stock di Google, dalle 8 del mattino riusciva a coprire l'utilizzo fino a tardo pomeriggio, ovvero 16, massimo le 17, ma con la Lineage S 15.1 con la batteria ho fatto molto di meglio. Sempre dalle 8 del mattino, con un utilizzo molto molto intenso, sono riuscito ad arrivare la sera del giorno successivo, circa le 20, e come potete vedere i risultati parlano da soli. 6 ore e 30 di display attivo su una base di utilizzo generale di un giorno, 9 ore e 42 minuti. Beh, come potete vedere, i risultati parlano da soli. Per quanto riguarda la batteria, ragazzi, credetemi, non credevo di riuscire a fare così tanto. Quindi, in conclusione, come va la Lineage S? Allora, la Lineage S, beh, io la conoscevo ben poco, quindi utilizzandola intensamente su di questo dispositivo ho avuto modo di conoscerla a fondo. Cosa dirvi? Se avete Nexus 5X o un Nexus 6P, vi consiglio, come ho detto nel video precedente, di passare caldamente al modding in modo da migliorare le prestazioni, stabilità, fluidità e soprattutto la durata della batteria. E soprattutto, visto che Google, l'ho detto anche all'inizio di questo video, ha smesso di rilasciare aggiornamenti per questi due dispositivi, beh, con la Lineage S circa ogni settimana avremo il nostro aggiornamento. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti per quanto riguarda questa ROM. E vi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la famosissima campanellina delle notifiche in modo da rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto condividete questi video perché aiutano molto a far crescere il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, perché lo sapete, per chi mi segue, tutte le novità passano prima dal canale Instagram per poi arrivare al canale YouTube. E come al solito, già lo sapete, i link li trovate qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!